Ciao. Senti, Casaleggio mi ha detto di dirti delle cose. Sì. Eccolo l'incontro tra Beppe Grillo, il fiore all'occhiello del Movimento 5 Stelle, Pizzarotti, il sindaco della prima città conquistata nell'Emilia, dove i grillini scalpitano e strappano, chiamati oggi qui a Parma per discutere di rifiuti di quell'inceneritore da chiudere, da non far funzionare. È qui che sceglie di tornare Grillo dopo le polemiche di fuoco delle ultime settimane su di lui. Il movimento Casaleggio, non più di 700 persone sotto il sole di Piazzale della Pace, e come era scontato non si parla solo di spazzatura, prove generali di campagna elettorale, il primo attacco per l'informazione. Noi ce la prendiamo con la politica, ma senza un'informazione così, una politica così non ci sarebbe mai stata. Il profondo rosso del comune di Parma e il debito pubblico italiano cresciuti, secondo Grillo, per l'affarismo della politica che ha mischiato finanza e servizi per il cittadino. Parma è l'unico comune che non è più in mano al PD. In borsa non si è quotato l'IRE, in borsa si è quotato il Partito Democratico. E noi ci vogliono infagottare con questa informazione vergognosa, con i festini del PDL oppure con l'USI. Sono briciole. Toni alti, pochissime le battute. Chi c'è? Chi c'è dietro di me? Ci sono io dietro di me. Dietro Casaleggio c'è Casaleggio. Referendum sull'euro, Europa allo stremo, siamo pronti per la rivoluzione e poco gli importa con che legge elettorale si andrà a votare. Andremo al governo, non lo so. Con quale legge elettorale? Qualsiasi legge elettorale faranno, e faranno una legge per blindarsi, e se fanno una legge per blindarsi vuol dire che non c'è più la democrazia, ma una legge per blindarsi, per tenere un paese in fallimento, perché chi si prende questo paese in mano deve rendersi conto che è un paese fallito. Pizzarotti era arrivato in bici, lui arriva e se ne va in macchina seguito dalla troupe della televisione danese. Sono per loro le battute dell'ex comico. Sai quanto hanno speso in 3 mesi il consiglio comunale di Parma? 86 euro, che è troppo, che io sono di Genova, ho detto cazzo, qui c'è qualcosa che non mi quadra. Voglio dare gli strumenti ai cittadini. Ti sembra un comico? Ora dimmi la verità. Con questa intervista mi guardi così. Io ti sembro un comico? Ho ancora qualcosa di comico? Io non sono più un comico. Sono un ex comico.